Bentornati. Vedremo in questo nuovo video come velocizzare Google Chrome. Ridurre il numero di siti salvati nella barra dei preferiti significa ridurre il numero di elementi che il browser dovrà caricare, soprattutto se avete spuntato la voce mostra sempre barra dei preferiti nel menu impostazione. Per eliminare un sito dai preferiti è sufficiente cliccarci sopra con il tasto destro per poi cliccare su elimina. Potremmo anche organizzare i preferiti in più cartelle, cliccando con il tasto destro sulla barra dei preferiti, per poi cliccare sulla voce nuova cartella. Creiamo una nuova cartella, trascinandoci successivamente ciò che ci interessa. Cancellare i dati di navigazione del browser è un'operazione che dovrebbe essere fatta periodicamente, anche se alcuni utenti sottovalutano questo passaggio, è pur sempre utile per liberare la memoria del browser e spazio sul disco. Per cancellare i dati di navigazione apriamo il menu del browser e spostiamoci su Cronologia, e cliccare successivamente sulla voce Cronologia, pagina che, come già visto sul menu, possiamo semplicemente raggiungere premendo la combinazione di tasti CTRL più H. Ora, cliccando su Cancella dati di navigazione, ci appare una finestra dove possiamo scegliere cosa cancellare. Io ad esempio cancellerò tutto. Non memorizzare le password salvate. Oltre ad evitare il consumo di memoria è consigliabile anche per motivi di sicurezza, dovrebbe essere l'utente stesso a ricordare le proprie password. Per evitare il salvataggio delle password apriamo il menu del browser e clicchiamo sulla voce impostazioni. Ora, clicchiamo su mostra impostazioni avanzate. Cerchiamo e togliamo il segno di spunta dalla voce richiedi di salvare le password web. Inoltre, il browser, dopo la sua chiusura, continua ad eseguire i processi in background, cosa che possiamo tranquillamente evitare togliendo il segno di spunta dalla voce continua ad eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Google Chrome. Per processi più pesanti si intende tutte quelle risorse, estensioni, plugin e altro, che occupano molta memoria. Per visualizzare le risorse utilizzate dal browser e la loro rispettiva memoria occupata, apriamo il menu del browser, apriamo il submenu Altri strumenti, per poi cliccare sulla voce Task Manager. Come è possibile vedere, il browser ci mostrerà il proprio Task Manager, dove è possibile vedere il nome dell'attività, la memoria RAM occupata e altro. A questo punto, ci basterà selezionare il processo desiderato, per poi terminarlo facendo clic su Termino processo. Nel caso di estensione, possiamo anche rimuoverla o disattivarla dal browser. Per fare ciò, selezioniamo la voce impostazione dal menu, per poi spostarci nella scheda estensioni. Inoltre, è possibile raggiungere la pagina, sia dal sottomenu Altri strumenti, che tramite indirizzo. Quest'ultima operazione, in precedenza, potevamo farla anche per i plugin, processi che, dalla versione 57 del browser, non possono essere più disattivati. Utilizzando temi troppo pesanti, contenente immagine e non solo, anche se sono di gradimento all'utente, occupano più memoria di quanto ne possa occupare il tema classico, che utilizza solamente dei colori. Se per questo motivo volessimo tornare al tema classico del browser, ci basta visitare lo store di Chrome.
Inoltre, il browser mette a disposizione all'utente delle funzioni sperimentali, raggiungibile solamente da indirizzo. Navigando tra queste ultime, è possibile attivare o meno funzioni che possono aiutare a velocizzare il browser, anche se, essendo funzioni in fase di test, il loro funzionamento non è garantito. Ti è piaciuto il video? Lascia un like o commenta. Visualizza altri video della playlist o iscriviti al canale, cliccando sul logo in basso a destra. Ricorda solo di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video.